Il Daytime di Amici di Oggi ha acceso un acceso dibattito tra i fan del programma. Rudy Zerbi ha deciso di sottoporre gli allievi della categoria canto a un compito in classe che ha suscitato polemiche. Gli studenti sono stati costretti a autogiudicarsi, un metodo che ha scatenato la furia del maestro. Zerbi ha definito i ragazzi un gregge finto buonista, accusandoli di dare voti alti per amicizia piuttosto che per talento. Questo approccio ha portato a una valutazione finale che ha lasciato molti allievi demoralizzati, con punteggi che hanno fatto discutere e evidenziato le differenze di trattamento tra i vari studenti. Durante le esibizioni, i ragazzi sono stati valutati su criteri come presenza scenica, interpretazione e scrittura. Tuttavia, i voti assegnati sono stati severi, con punteggi che hanno fatto emergere il malcontento tra gli allievi. L'unica a opporsi è stata Senza Cri, che ha messo in discussione la competenza di Zerbi nel giudicare i suoi studenti. Un episodio emblematico è stato quello di Nicole, un allievo che, dopo le critiche ricevute da Zerbi, ha considerato l'idea di abbandonare il programma. La Pettinelli, insegnante di Nicole, è intervenuta in sua difesa, sottolineando il talento del ragazzo e la sua professionalità. Nicole è stato descritto dal pubblico come il miglior cantante di quest'anno, capace di esibirsi senza l'ausilio di autotune o effetti speciali. In conclusione, il Daytime di Amici ha messo in luce le dinamiche tossiche che possono emergere in un contesto di apprendimento. Molti spettatori chiedono una revisione del sistema di valutazione affinché il programma possa tornare a focalizzarsi sul talento e sul benessere.